Allora, è evidente che in molti esercizi, in molte situazioni fisiche, l'energia cinetica, che sapete cos'è, non è una grandezza conservata. Nemmeno la quantità di moto, in fondo se una particella interagisce con un'altra, cambia la sua quantità di moto, scambia quantità di moto con l'altra particella o alla sua o la propria aumenta o diminuisce, analogamente l'energia cinetica. E uno potrebbe chiedersi, facciamo una considerazione molto semplice al momento, facciamo il caso di un moto unidimensionale. Unidimensionale non voglio dire che dipende da che dipende solo da una variabile, non necessariamente che è rettilineo, che dipende solo da una variabile. Allora, io mi chiedo se potesse esistere una... Questa è l'energia cinetica, quindi l'energia cinetica è un moto unidimensionale. Facciamo pure il rettilineo per il momento, per semplificare al massimo. Per cortesia. L'energia cinetica, sapete che è un mezzo, la massa per la velocità quadro. Quindi la scrivo così, però che sia chiaro che la scrittura generale in un moto bi o tridimensionale è questo, attenzione. Quindi la semplifico, con questa notazione intendo vx quadro più vy quadro più vz quadro, se faccio la scomposizione cartesiana ortogonale. Io mi chiedo se so che questo varia nel tempo. Infatti, una delle cose che sapete bene in generale, quindi qua un po' a sinistra sto scrivendo cose che abbiamo già discusso, che la derivata dell'energia cinetica rispetto al tempo, sapete, uno dei teoremi che voi dovete di cui siete responsabili, tipica domanda da 18, è uguale a questo. E quindi nella scrittura unidimensionale uno scriverebbe che la derivata di k rispetto al tempo è uguale a f per v. Quindi sto usando la notazione semplificata, perché dovete sempre essere pronti a ragionare in generale. Allora io mi chiedo, supponiamo che esista una funzione di x, quindi questo è un moto rettilineo e la variabile posizionale sia x. Sia x, ok? Avete x che varia nel tempo, la particella si muove. Supponete che esista una funzione di x. Una funzione di x che ha la proprietà che ha le dimensioni di una energia, quindi ha le stesse dimensioni di k, le dimensioni di k. E qual è la dimensione di un'energia? Una energia, visto che questa è k, è una massa per una lunghezza quadro per un tempo alla meno 2. Quindi ha una massa, una lunghezza quadro, un tempo alla meno 2. Quindi supponete che U abbia le dimensioni di un'energia. E infatti la chiameremo energia di posizione. E abbia la proprietà che sommata a K vi dia una costante, qualcosa che non cambia nel tempo. Che caratteristiche U deve avere? Allora, chiamiamo questa somma energia di movimento, quindi energia che conosciamo già, energia di movimento. Abbiamo discusso l'energia cinetica parecchie volte in urti elastici e anelastici, quindi capite che è una grandezza, per esempio negli urti elastici si conserva l'energia di movimento prima dell'urto e uguale all'energia cinetica dopo l'urto. Questa qua invece la stiamo chiamando una misteriosa quantità che ha le proprietà di essere un'energia, però non dipende dalla velocità, non dipende dalla velocità come k, ma dipende da dove siete, quindi chiameremo energia di posizione, in quel senso. Allora, chiamate questa somma, la chiamiamo E per il momento, che sarà
una specie di energia complessiva, che è un'energia sia che contempla la somma di due contributi, l'energia di movimento, perché K dipende da V, quindi se il corpo non si muove non c'è energia K, per esserci K serve che il corpo si muove, energia di movimento, e c'è quest'altra grandezza. Chiamate questa dunque l'energia totale, quindi è la somma di un contributo di movimento e un contributo che dipende dalla posizione. E vogliamo che questa E non dipenda dal tempo. Intanto scriviamo qual è la derivata di E rispetto al tempo. Ovviamente la derivata di E è la derivata di K rispetto al tempo più la derivata di questa energia di posizione rispetto al tempo. La derivata di K rispetto al tempo sappiamo cos'è, perché è uguale a FV. In realtà nei problemi bi o tridimensionali è F scalar V. Questa cos'è? Allora dobbiamo usare il teorema della derivazione delle funzioni composte, non vi pare? Quindi la derivata di U rispetto al tempo è uguale alla derivata di U rispetto a X per la derivata di X rispetto al tempo. Anzi, perché ho scritto qua? Tanto per sprecare di prima stamattina. Serviva, avevo tutto lo spazio per farlo là. Questo è il teorema della derivazione delle funzioni composte. Perché sto calcolando la derivata di U rispetto al tempo, ma U è una funzione di X. Quindi, per sapere la derivata di U rispetto al tempo, faccio la derivata di U rispetto a X e lo moltiplico per la derivata di X rispetto al tempo. Questo cos'è? Questo è la velocità. Quindi vedete che ho F più la derivata di U rispetto a X V. Questo è interessante perché mi dice che se questa U deve avere la richiesta, deve avere la proprietà che sommata a K mi dia qualcosa che è costante del tempo, cioè se K più U, cioè questa è la derivata di questo rispetto al tempo, se voglio che sia uguale a zero, l'unico modo in cui riesco a farlo, anzi è una condizione necessaria e sufficiente, se mi permette a pensare, è che la F abbia un legame molto speciale con la U, perché questo in generale sarà diverso da zero. Quindi per avere questo uguale a zero serve che questa roba qua, gessi colorati, serve che questa roba qua sia zero. Tatuatelo sul corpo. È molto interessante questo. Se voglio che U abbia la proprietà che sommata K mi dia qualcosa che è costante nel tempo, allora questa U deve essere legata alla forza che sta agendo sul corpo. Se c'è una forza, ci sarà una variazione di energia cinetica, a patto che la forza sia non perpendicolare alla velocità, d'accordo? Però è chiaro che se c'ho una forza, potrei, a meno che la forza non sia perpendicolare alla velocità, se la forza invece ha una componente nella direzione della velocità, cambierà l'energia cinetica, no? Il corpo accelererà. Ci sono due tipi di accelerazione: c'è l'accelerazione che è la variazione dello speed, vi ricordate? E c'è un altro tipo di accelerazione che è quella dove cambio direzione. C'è l'accelerazione che punta verso l'interno del centro della curva, cioè quindi è perpendicolare alla velocità, e quella non mi cambia l'energia cinetica. Ma se c'è un'accelerazione nella direzione della velocità, ecco che lo speed aumenta. Cos'è lo speed? È il modulo della velocità. E se la forza è nella direzione della velocità, allora lo speed aumenta. Se la forza è in direzione opposta alla velocità, lo speed diminuisce. Se la forza è perpendicolare alla velocità, lo speed non cambia. Questo è quello che sta dicendo questa formula. Questa formula l'avete già studiato. Quindi, affinché la U sommato la K mi dia una costante, questa U deve essere legata alla forza in modo molto speciale. Ok?
Allora, usiamo uno dei teoremi fondamentali della matematica. Quando voi avete una derivata, cosa vi viene voglia di fare subito? Di esprimere la relazione tra f e u usando il linguaggio degli integrali. Questo esprime il legame tra f e u con il linguaggio delle derivate, esprimetelo con il linguaggio degli integrali. Cosa scrivereste? Scrivereste, notate intanto il segno meno, è molto importante questo segno. Da dove è salta fuori il segno meno? Dal fatto che volete che questa roba qua sia zero. Allora avete che la u, per esempio, come usando il linguaggio degli integrali indefiniti, scriverei che la u è uguale a meno l'integrale. Scriverei questo. Questo è il linguaggio degli integrali indefiniti. Questo e questo sono legati assieme dal teorema fondamentale dell'analisi che lega le derivate e le integrali. Okay. Allora, pensiamo a qualche caso concreto. Per esempio, forza peso. Che caratteristica ha la forza peso? Che è costante. Cosa vuol dire? Costante è addirittura uniforme. La parola costante, in effetti, preferisco usarla. Dovrò correggermi un po' perché istintivamente la uso in modo colloquiale, però vorrei cercare di usarla in un modo un po' preciso. Per me è costante, per noi è costante, vorrà più dire che non cambia nel tempo. Invece, chiaramente la forza peso, questo gesso, quando lascio la presa, è costante nel tempo. Ma voglio dire qualcosa di più, che la forza che sta agendo sul gesso in questo punto dello spazio, quando lascio la presa, è la stessa forza che c'è qua. La forza è uniforme, lo stesso in questo punto ha lo valore mg, in questo punto ha il valore mg, in questo punto ha il valore mg. Quindi se io dicessi di disegnare la forza peso su un dato corpo, questo è un corpo di massa m che sto tenendo sulla mia, in mano, e la metto in questo punto e poi la metto in questo punto e poi la metto in questo punto, in questo punto, in questo punto, e vi chiedo di disegnare in questi 5 punti la freccia forza peso, qualora io mettessi questo corpo in questo punto, disegnerei una freccia che so così. Poi vi chiedo di disegnare la forza peso, qualora io metto quel corpo in questo punto, voi fareste così. E ha la stessa direzione, lo stesso modulo. Ci siamo capiti cosa io intendo per uniforme? Qualora io metta il corpo qua, questa sarà la sua forza peso. Qualora lo metta qua, questa sarà la forza peso. D'accordo? Quindi, in ogni punto dello spazio è esattamente lo stesso vettore. Questo è un esempio di un... Lo uso per la prima volta la parola, poi lo useremo più volte. Questo è un esempio di un campo vettoriale. Cosa intendo per campo? Voglio dire che in ogni punto dello spazio associo una freccia, perché è un campo vettoriale. In questo punto dello spazio associo una freccia. In questo punto dello spazio associo una freccia. In ogni punto dello spazio, quindi io ho un punto x, y, z, associo a questo punto una freccia. In questo caso ho una forza. E in questo caso la forza è addirittura uniforme. In ogni punto dello spazio disegno esattamente la stessa freccia. Ma potete immaginare che, non è detto che sia così, e la freccia che io disegno in un punto potrebbe dipendere dal punto. Un esempio, quindi scriverò una cosa del genere, che la freccia che disegno dipende dal punto. E un esempio potrebbe essere, lo dovremmo prima o poi trovare il momento di scriverlo, magari pomeriggio, è per esempio la forza di gravità. Perché almeno avete sentito dire che se questo è il vostro pianeta, la forza di gravità, qualora voi mettete questo corpo di massa in questo punto, qualora lo mettiate qua, la forza sarà, che so, così. Qualora mettete questo corpo materiale in questo punto, la forza di gravità avrà un valore più intenso. Quando il punto è molto distante avrà un valore di modulo molto più piccolo, ma le direzioni sono anche diverse, perché come avrete sentito dire, la forza di gravità è verso il centro del pianeta,
quindi vedete che le direzioni di queste frecce sono diverse, ma anche i moduli sono diversi, quindi capite che in ogni punto dello spazio, qualora io metto una massa m piccolo in quel punto, la forza che il corpo m piccolo sente è diverso, dipende da dove lo mettete. Quindi questo è un esempio di un campo vettoriale che non è per niente uniforme. Invece la forza peso, quando siete vicini alla superficie del pianeta, non vi accorgete della differenza dei moduli né della differenza delle direzioni, perché in realtà questo gesso, quando lascio la presa, è attratto verso il centro della Terra. Anche questo è attratto verso il centro della Terra. Ma quelle due direzioni non sono esattamente parallele perché convergono verso un unico punto, che è il centro della Terra. Non vi accorgete che non sono paralleli perché? Perché la distanza tra i punti è molto piccola rispetto al raggio di curvatura della Terra, d'accordo? Quindi questa è una prima chiacchierata su cosa intendo per campo vettoriale. È una assegnazione in ogni punto dello spazio, ad ogni punto dello spazio assegno una freccia. Poi parleremo prossimamente anche di campi scalari. Un campo scalare assegna ad ogni punto dello spazio non un vettore, ma un numero. Quindi lo scriviamo, che so, una phi. Questo è un vettore, in questo caso è un campo di forze. Questo è un numero che potrebbe essere, per esempio, in questo punto dello spazio potrei associare la temperatura. La temperatura non è un vettore, è un numero, no? Un certo numero di gradi. Mi avvicino alla finestra, dove c'è magari un po' di riverbero, in questo punto la temperatura è diversa. Se c'è un refrigeratore laggiù, laggiù la temperatura è diversa. Quindi, associando ad ogni punto dello spazio un numero, non un vettore, ho un esempio di un campo scalare. Se associo un vettore, avrò un campo vettoriale. Useremo questo linguaggio sempre più. Allora, la situazione della forza peso è descritta da un campo vettoriale uniforme, dove le frecce vanno sempre verso il basso, no? I corpi cadono verso il basso. Quindi chiamo questa la direzione x, x positivo verso il basso, è una scelta naturale. All'orale, per puro sadismo, potrei mettere x positivo verso l'alto e vedere come me la cavate. Allora, qual è la forza peso? La forza peso, siccome è puramente verso il basso, la scrivo così. Voglio considerare un moto unidimensionale, un moto rettilineo, quindi non sto facendo il moto parabolico, sto facendo il moto proprio la caduta verso il basso, verticale, numero verticale. Quindi un moto rettilineo. Questa è la premessa di questa parte della lezione. Stiamo considerando un moto rettilineo con una variabile posizionale, x. Quindi io scriverò così, mg, non vi pare? Col segno più, perché per me più vuol dire verso il basso. Quindi io vi chiedo di individuare chi è la u. Qual è la u? Qual è la u associata a questa f? Usate questo linguaggio qui. Qual è la U associata a quella, è molto semplice, notate che c'è il segno meno, quindi la U di X è uguale a meno MGX più C, perché ovviamente questo è il linguaggio degli integrali indefiniti. Alcuni di voi che hanno magari fatto fisica recentemente o anticamente, in cui il liceo scientifico l'hanno fatto, presumo, l'anno scorso o in quarta, e alcuni di voi l'hanno fatto ancora più lontanamente del tempo, si diranno, ma che strano, non è più mgx, perché c'è il segno meno? Perché io ho deciso di mettere x positivo verso il basso. Cosa succedeva se io sceglievo la direzione positiva verso l'alto? Se io avessi fatto così, questo non sarebbe stato col segno più, non vi pare? Sarebbe stato col segno meno. E quindi se ci fosse un segno meno, qua avrei un più. Ma io sto facendo verso il basso, chiaro? Pensiamo a un altro tipo di forza che dipende solo da un altro tipo di movimento rettilineo, dove avete una forza che dipende da un unico parametro posizionale, la molla, no? Se avete F
vedete che f qua, che a priori dipende da x, in questo caso, nel caso della forza peso, non dipende da x, è una funzione costante, non dipende da x. Quindi la forza qua è uguale alla forza peso qua, uguale alla forza peso qua, uguale alla forza peso, lo stesso in vari punti lungo l'asse x, lungo la verticale, la forza peso è sempre uguale. Invece nel caso della molla, non è vero, sapete che è uguale a meno kx. E quindi vi chiedo di usare il linguaggio di integrali indefiniti e scrivere la U, questa energia di posizione, associata a quella F. Allora è evidente che questo bisogna fare un po' il conto, perché uno deve fare così. Qual è la qual è la U che è associata a una F? È meno l'integrale di F, ovviamente, come funzione di X. Quindi prendete questa e la sbattete qua, cancello un po' per fare dello spazio. Questo lo cancello, perché poi lo dovremo scrivere talmente tante volte che ogni occasione per scriverlo, tutto sommato, fa parte del vostro allenamento. Fatelo mentre io cancello. Qual è la U associata alla forza? Questa qua. Scrivete sul vostro quaderno, non aspettate me. Consiglio appassionatissimo, non siate così passivi. Questo è il linguaggio delle integrali indefinite, eh? D'accordo? Facciamo il grafico di questa funzione. Cosa vuol dire grafico? Il grafico di questo tipo, questo sia l'x, io questo è u di x, questo è x nella direzione positiva, per noi era verso il basso, quindi questo è verso il basso, e di qua x negativi è verso l'alto, cioè a salire. Questo è a salire, questo è verso il basso. Qua avete x positivi, cosa intendono? La molla è allungata? Questo x uguale a 0, questo qua la molla è compressa. Disegnate la U di x. Disegnate questa U di x qua. Vedete che sono delle rette con pendenza negativa. C ha il significato di essere l'intercetta sull'asse delle ordinate, no? Quindi guardate qua, C è il valore di U quando x è uguale a 0. Ascoltate le mie parole, C è il valore di U quando x è uguale a 0. Diciamolo con un linguaggio un po' più generale. C è il valore di U quando la parte di C che dipende da X vale 0. Questo è forse meglio. C è il valore di U quando la parte che dipende da X vale 0. Per il momento non sembrano due frasi equivalenti, ma ci sarà un esempio che faccio tra un attimo, dove vedrete che questo modo di dire, qual è la parte di U che dipende esplicitamente da X? Individuatela per ispezione, guardatela, in questo caso è questa roba qua, in questo caso è questa roba qua, e vi chiedete quando è che quella roba è uguale a 0? In questo caso questa roba è uguale a 0 quando x è uguale a 0, questa roba è uguale a 0 quando x è uguale a 0. Tra un attimo, magari dopo la pausa, scriveremo un altro caso dove la parte di u che dipende da x sarà 0 non quando x è uguale a 0, ma quando x avrà un valore diverso. Ma comunque, cos'è C? C è il valore di U quando la parte che dipende da x vale 0. Poi, come fa la parte di x che dipende da x a essere 0? Per quale valore di x dipenderà dall'esercizio? Dipenderà dalla forza. Quindi disegniamo, va. Io adesso disegno questo con una C positiva. Eccolo qua. Track.
Ecco un altro. Track. Questo ha un C diverso. Questo è quello dove la C è uguale a 0. Questo è C uguale a 0. Questo è C maggiore di 0. Questo è C minore di 0. Pendenze negative, perché c'è sul segno meno. Questa è una quadratica. Queste sono delle rette, dipendenze lineari. Questa invece è una dipendenza quadratica, quindi sono delle parabole. Quindi questo sono parabole che vorrebbero essere assolutamente identiche, solo che sono sollevate. Questo è il C minore di 0, C uguale a 0, C maggiore di 0. Immaginate che sia la stessa parabola semplicemente alzata o abbassata rispetto allo zero. Questa è la stessa retta alzata o abbassata. Ma che serve tutto questo? Ricordate l'altro giorno che per un moto rettilineo unidimensionale, rettilineo, dove la moto è descritto da un unico parametro posizionale, la x, avevamo una cosa del genere. Avevamo che l'integrale della forza che dipende da x, cioè se io la penso come la funzione di x, se io so calcolare questo da una posizione x1 a una posizione x2, se lo so fare, so che quello è uguale a cosa? L'abbiamo fatto l'altro giorno. Questo è uguale alla variazione dell'energia cinetica. A un mezzo mv2 quadro, cioè il valore della velocità nel punto x2, meno un mezzo mv1 quadro, cioè questo è la velocità nel punto 1. Questo è la velocità nel punto 2, vi ricordate? L'abbiamo dimostrato l'altro giorno. Quindi questo è un teorema fondamentale, ok? È un teorema fondamentale, cioè se io so calcolare questo oggetto a destra, ecco che so calcolare la variazione dell'energia cinetica. Quindi questa la chiamerò l'energia cinetica 2 meno l'energia cinetica 1 è uguale a quella roba là. Ma ho appena adesso capito che se la F ha una U, allora questo può essere scritto così. Questo è meno, no? Dov'è? L'ho cancellato. Questa era l'idea, che F è uguale a meno la derivata di U rispetto a X. E quindi col linguaggio l'ho cancellato, quindi è il caso di avere una scheda che è sempre presente sulla lavagna, la scrivo alla destra, estrema destra. Questo è il linguaggio delle derivate. Quindi cos'è? È la situazione dove io voglio che la energia, intesa come la somma di quello del movimento più questa energia di posizione, voglio che sia costante nel tempo, che non cambi nel tempo. L'unico modo in cui questo può avvenire è che la F abbia una U. Cioè che quella U energia di posizione, non sia una funzione di x qualsiasi, ma deve essere legata alla F in questo modo molto particolare. Questo è il linguaggio delle derivate. Nel linguaggio degli integrali abbiamo che la U è uguale a meno l'integrale di F di x in dx pari a più c. Questo è il linguaggio degli integrali indefiniti. E nel linguaggio degli integrali definiti, cosa faccio? Metto degli estremi qua e quindi scrivo che U, chiamiamo U, facciamo così, che l'integrale da x1 a x2 di fx in dx sia uguale, guardate, notate il segno meno per cortesia, scriverò U nel punto x1 meno U nel punto x2, scritto anche per risparmiare un po' di gesso, così. Questo è il linguaggio di integrali indefiniti. Questo è il linguaggio di integrali
Defini. E questo è il linguaggio delle derivate. Allora metto i pezzi assieme, no? Quindi questa roba qua, fatemi cancellare, non mi piace, è brutto così. Voglio scrivere, voglio togliere questo e scrivere in questo modo. Quindi, 1/2 mv2 al quadrato meno 1/2 mv1 al quadrato, ovvero k nel punto 2 meno k nel punto 1 per il teorema fondamentale è uguale all'integrale da x1 a x2 di f pensata con produzione x. Ma se la f è di questo tipo, allora questo pezzo può essere scritto come u1 meno u2. Notate che non è u2 meno u1, ma è u1 meno u2. Perché? Perché c'è quel segno meno. Io sento odore di legno o carta che brucia. Qualcuno sta accendendo un fuoco in aula o viene da fuori? Saranno gli studenti di là, una rivolta sociale? Guardate! K2 meno K1, K2 meno K1 uguale a U1 meno U2. Silenzio! Portate suando i lati, cioè portate a sinistra quello che ha pedice 2 e a destra quello che ha pedice 1. Quindi cosa avete? Per l'appunto avete che questo la chiamiamo la energia totale sia di movimento che di posizione nel punto nell'istante 2 è uguale all'energia totale nell'istante o nella posizione 1, cioè vedete come sia la conservazione, ma questo lo sapevamo, per costruzione avevamo che la U fosse legata alla F in quel modo speciale. Perché quel modo speciale, questa qua, per conservare è uguale a K più U, serve questa scheda qua. Quindi in un certo senso non stiamo facendo altro che verificare quello. Ok? Quindi applichiamolo nei due esercizi, nei due contesti, questo della caduta sotto l'effetto di una forza peso e del moto di un corpo attaccato a una molla. Ok, questo posso riportare sulla lavagna? Quindi qua, per quello che riguarda la forza peso, stiamo dicendo che K più U è una costante, che K2 più U2 è uguale a K1 più 1. Quindi, voglio essere il più prolisso possibile. Voglio scrivere esplicitamente questo con questa U. Scriviamolo dunque, quindi 1/2. Siccome non voglio espandere la K, sappiamo tutti che K è 1/2 mv quadro, invece è la U che voglio esplicitare. Usando qua, analogamente farò lì, quindi avrò K2 più cosa? Più la U2, ma cos'è la U? La U è questa, è meno MGX più C, quindi qua cosa scriverò? Più, scriviamo per esteso, con la parentesi, meno MGX 2 più C, deve essere uguale, è quello lo scopo della U, a K1 più meno mgx1 più c. Ok? Vedete che c'è qui e c'è anche qui, chi se ne frega, visto che c'è su entrambi i lati, quindi ho che k2 meno mgx2 deve essere uguale a k1 meno mgx1. Poi, se volete, calcolate la variazione di K. Cos'è la variazione di K? È K2
meno K1. Sappiamo che K2 meno K1 è 1 meno 2. Fatelo esplicitamente, oppure prendete questo e manipolatelo, portate questo di là, questo di là. Cosa avete dunque? Uguale, se questo va di là, avete mg x2 meno x1. Guardate la formula, vi sta dicendo qualcosa. Cosa vi dice? Quando è che K è, la variazione di K è positiva? Quando è che è positiva? Quando? Quando x2 è maggiore di x1. Qual è la direzione di x? Verso il basso. Avere x2 maggiore di x1 cosa vuol dire? Che x2 è più giù! Quindi avete un aumento di energia cinetica se la posizione 2 è più giù rispetto alla posizione 1, perché la direzione dell'asse x è verso il basso, quindi vuol dire che se questo è x1, per avere una variazione di energia cinetica positiva, la seconda posizione deve essere più sotto. Se invece la seconda posizione è quassù, la variazione di energia cinetica è negativa. Cioè vuol dire che l'energia cinetica qui è inferiore a quello che era qui. Quindi, in effetti, se io, per esempio, lancio questo corpo verso l'alto con una certa velocità, dunque con una certa energia cinetica, lui quando arriva qua su ha un'energia cinetica inferiore. No? Se invece il corpo lo lancio verso il basso, con una certa velocità, quando arriverà qua avrà un'energia cinetica superiore. D'accordo? Qua cosa succede? La variazione di energia cinetica. Beh, scriviamo per esteso, beh, cancellino. Quindi facciamo lo stesso tipo di giochetto. Sappiamo che la E è costante, cioè che E2 è uguale a E1. Cioè che K2 più U2 è uguale a K1 più U1. La K sappiamo cos'è, la U invece che in questo esercizio è questa roba qua. Quindi scriviamo K2 più un mezzo parentesi, che non serve a niente, ma concettualmente sì, vi dice quello che sto scrivendo è la U adesso. È KX quadro più C. Quale X? Pendice 2. Questo per la conservazione di questa energia. Cos'è l'energia? È la somma di due tipi di energia. Una è l'energia di movimento, l'altra è questa U di X. È un'energia che dipende da X, cioè di posizione. Se ha la pretesa di essere conservata, allora io sto scrivendo così. Conservata cosa vuol dire? Che non cambia nel tempo. Calcolata nella posizione 2, ovvero nell'istante 2, deve essere uguale a quello che si ottiene se si calcola nella posizione 1 o nell'istante 1. Quindi ho K1 più un mezzo KX1 quadro più C. È ovvio che la parentesi non serve a niente, ma è solo per avere il cervello che mette a fuoco che questo è la U2 e questa è la U1. Matematicamente non ha nessun effetto, quindi posso togliere in questo caso. Qua la parentesi aveva un ruolo matematico perché era quello di tenere d'occhio che qua c'era un segno meno. Poi quando toglievo le parentesi dovevo fare il cambio di segno, non vi pare? È evidente che ho la C qua e la C là, quindi non mi serve, come non mi serviva qua. E quindi ho che la variazione di K, ovvero K2 meno K1, vedete che questo è uguale a un mezzo KX, una cosa del genere. D'accordo?
provate a pensare a cosa significa questa roba qua. Avete forse sentito dire che la forza di gravitazione di Newton, oppure la forza di Coulomb, ha un aspetto di questo tipo. Se questo è un oggetto con una massa molto grande rispetto a questo qua, quindi questa è la massa m e questa è la massa m piccolo, e la massa m è molto più grande di questo, chi è che accelera di più quando interagiranno? Accelera di più quello piccolo. Nella misura in cui questo ha una massa molto più grande di quello, questo accelera pochissimo. Quindi se io per esempio piazzo l'origine dei miei assi cartesiani al centro, l'origine degli assi cartesiani lo metto nel centro del Sole o del pianetone, di fatto il pianeta praticamente sta fermo, non si muove. Quindi posso descrivere il moto di questo pianeta rispetto a questa origine, e dovreste aver sentito almeno dire che la forza è attrattiva, l'ho detto prima, è lungo la direzione della retta che congiunge la posizione della piccola massa al centro, e come è la forza? È di tipo attrattivo, ma come dipende dalla distanza? Per sentito dire, poi ne parleremo, ha una cosa del genere, dipende non dall'angolo ma dipende dalla distanza, quindi a ben guardare la forza dipende da una variabile, che è proprio l'ipotesi di questa lezione, da una variabile, e la scrivo così, dove la variabile è R, è la variabile posizionale che mi dice la distanza dal centro, quindi R è definito nella semiretta dei numeri positivi, mi sembrano i numeri positivi, quindi va da 0 a infinito, però guarderemo, quando scriverò sarà in effetti con lo 0 escluso, perché sarà questa funzione qui, sarà una costante che dipenderà dall'unità di misura, la massa del Sol, del pianetone, la massa del pianetino diviso R quadro, quindi è evidente che R uguale a 0 non fa parte del dominio e definizione di questa funzione, ma è una funzione positiva, sì, cioè è definita nel semiasse dei numeri reali, numeri positivi, con lo 0 escluso, ok? E ci metto un segno meno per ricordarmi che è attrattivo. Qual è la U associata a questa? Coraggio! Come si dice, grasso di gomito? Avete mai sentito questa espressione? Mettetevi al lavoro! Tiratevi fuori la U! Che è la U? Qual è la U associata? Usate quella scheda! Qual è la U che derivandola e cambiando di segno vi dà questa? Oppure, qual è la U che è l'integrale indefinito cambiato il segno di questa? Fatelo! Adesso! Vedo un sacco di gente che non fa niente. Signorina, perché non fa almeno finta di scrivere? Ma perché guarda me? Deve guardare la lavagna. Cosa fate? Coraggio! Costruitela dunque, se siete bravi con le derivate, chiedete qual è la funzione U che derivandola mi dà questa funzione, oppure usate gli integrali, no? Quindi fate che la U, a meno di una costante, sarà una funzione di R, è uguale a meno l'integrale di questa funzione, quindi meno G M R quadro in R più C. Ovviamente il segno meno, questo segno meno esce fuori, ammazza questo. La G, M e M sono costanti, escono fuori, quindi avete che U di R, il primo passaggio, è G, M, M, l'integrale di 1 su R quadro in R più C. Quindi qualcuno dovrebbe sapere che l'integrale di 1 su X quadro in X cos'è? Me lo dica lei. Fai la verifica.
per vedere che cos'è, derivandolo, e devi chiedere se ti dà 1 su x quadro. Qual è la funzione che derivandolo vi dà questo? Vuole rilanciare? Conferma la risposta o? Meno 2x. Facciamo una pausa.